Friggere in modo sano è possibile ed è fondamentale scegliere il miglior olio per friggere. Sulle confezioni dell'olio spesso troviamo scritto ideale per friggere o per un fritto croccante, ma guardiamo bene cosa dobbiamo leggere per scegliere il miglior olio per il nostro fritto sano. Siamo abituati ad utilizzare l'olio di arachidi, è un ottimo olio per friggere perché ha una buona quota di grassi monoinsaturi. Dobbiamo guardare il punto di fumo perché è la temperatura alla quale l'olio brucia. Qui vediamo che è 220 gradi. Noi la friggitrice la dobbiamo tenere a massimo 170-180 gradi, quindi questo è un punto di fumo super sicuro. Ma dobbiamo guardare anche la quota di grassi monoinsaturi perché questo dato ci parla della resistenza al calore, quindi del tempo per cui l'olio riesce a mantenere integre le sue proprietà. Considerando che magari, visto che costa tanto friggere, vogliamo anche riutilizzare, filtrare e riutilizzare l'olio 3, 4, 5 volte, ecco che è importante guardare la quota di grassi monoinsaturi. L'olio di arachidi è stabile al calore perché ha la stessa quota di grassi monoinsaturi dell'olio extravergine d'oliva. Questo prodotto consigliato per friggere è realizzato a base di olio di girasole e olio di girasole alto oleico. L'olio di girasole non è il miglior olio per friggere perché nonostante l'alto punto di fumo, però ha una quota di grassi monoinsaturi molto molto bassa, per cui fuma ad alte temperature, ma lo puoi utilizzare solo una volta perché non resiste nel tempo alle alte temperature. Anche qui abbiamo un esempio di olio consigliato per friggere, ma io assolutamente non lo consiglio. Infatti, dall'etichetta vediamo che è composto di olio di girasole più olio di girasole alto linoleico, che è un olio che ha un alto punto di fumo ma una bassissima resistenza al calore. Resiste le alte temperature ma non resiste per lungo tempo. E infatti lo vediamo anche dalla tabella nutrizionale, perché l'indice di resistenza nel tempo al calore è la quota di monoinsaturi, che qui è davvero molto molto bassa, la metà rispetto all'olio extravergine d'oliva e rispetto all'olio di arachidi. Anche l'olio di girasole viene consigliato per friggere, ma assolutamente non lo consiglio. Alto punto di fumo, ma bassissima quota di grassi monoinsaturi. L'olio di girasole alto oleico è assolutamente il migliore per friggere, proprio perché ha un alto punto di fumo e una quota di grassi monoinsaturi superiore all'olio extravergine d'oliva. Quindi è un grasso che resiste alle alte temperature per più tempo. Il mio consiglio quando devi scegliere un olio per friggere, scegli l'olio di girasole alto oleico e se non lo trovi al supermercato, la scelta di seconda categoria è l'olio di arachidi. Non scegliere questi mix di oli per friggere perché li devi buttare via dopo la prima frittura. Abbiamo imparato una cosa fondamentale che dobbiamo leggere sulle etichette dell'olio per friggere, la quantità di grassi monoinsaturi, che deve essere almeno pari o superiore a quella dell'extravergine d'oliva, quindi più di 70%. Questa è la informazione più importante per capire quanto l'olio è stabile alle alte temperature, al di là del fatto che abbia un alto punto di fumo. Il punto di fumo ci dice la temperatura al di sopra della quale l'olio sprigiona sostanze cancerogene, ma la quota, la percentuale di grassi monoinsaturi ci dice per quanto tempo l'olio è in grado di mantenere quella stabilità. Quindi sono due fattori importanti. Il primo è sbandierato su tutte le etichette, ma il secondo l'ho imparato oggi.